Presidente del Consorzio della Rete Fognante, Alfredo Elia Mandri, un resoconto finanziario di quanto accaduto in questi suoi primi mesi di governo di uno dei più importanti sistemi della depurazione sicuramente siciliana. Il resoconto di questi primi, diciamo, 2 mesi che ci vedono impegnati nella gestione del Consorzio Rete Fognante sono semplici. Cioè, noi abbiamo trovato una situazione debitoria davvero, davvero complicata, perché complessivamente il consorzio vantava un credito da parte dei comuni di circa 11 milioni di euro. Ci siamo concentrati in questo, e sarà un aspetto che illustrerà meglio e bene l'amico Giuseppe Mollica, che è preposto appunto e si è occupato in prima persona a dare il quantum, a quantificare quella che era il danno o comunque i maggiori costi che sostenevamo con il regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica. E su questo dato ci siamo impegnati, siamo riusciti a trovare un risultato, abbiamo aderito alla convenzione Consip il 25 agosto. Ieri, fortunatamente, e grazie all'impegno e alle liquidazioni che abbiamo sostenuto, ci è arrivata la notizia che dal 1° dicembre entreremo in convenzione Consip con dei risparmi che illustrerà meglio di me l'amico Mollica. Giuseppe Mollica, componente dell'assemblea del consorzio, ma soprattutto esperto finanziario, quanto risparmia adesso il sistema della depurazione? Questo era il primo problema che ci siamo posti, anche perché il costo dell'energia era nel bilancio dell'ente una delle voci più importanti. Quindi volevamo capire quale fosse il problema. Subito si è attenzionato anche in una riunione con la presenza di tutti i componenti e dei sindaci che la salvaguardia era questo elemento che andava a incidere in maniera pesante su questi numeri. L'abbiamo quantificato subito con l'apporto di un energy manager, le tabelle, abbiamo preso i kilowattori consumati e capito quanto può essere il risparmio negli ultimi 28 mesi, e diciamo che è uscito fuori un numero importante, 1.200.000 euro che potevano essere risparmiati se questa azione era già stata messa in essere antecedentemente. E quindi abbiamo forzato con gli uffici, con i comuni per avere la liquidità, in modo tale da riuscire subito ad arginare questo problema. Ci siamo insediati soltanto il 10 luglio e ad agosto abbiamo lavorato incessantemente per capire quali erano gli atti propedeutici ad affrontare questo problema, e infine il 25 agosto siamo riusciti a entrare in Consip a fare la domanda, e ieri è arrivata l'attesa notizia che finalmente ci siamo. Quindi il risparmio, siamo in Consip dal 1° dicembre, già nel bilancio 2023 riusciremo ad avere un piccolo apporto diciamo di risparmio, ma nel 2024 sicuramente sarà importante questo risparmio per l'ente.